Nicola, ci siamo. Va bene, arrivo. Allora, buonasera a tutti, quindi lo dovresti riuscire a vedere se riesci a condividere. Grazie. Buonasera a tutti, questa serata, benvenuti alla 129esima serata di Lodi Liberale, in formato ormai da un anno, in formato webinar su Zoom, inaugurato, ciclo inaugurato che ci ha portato a passare da un evento ogni 3 settimane a un evento ogni settimana. Inaugurato proprio nella presentazione del precedente libro di Carlo Cottarelli, che era prevista in presenza fisica, addirittura credo proprio il lunedì successivo allo scoppio di tutto a Lodi, quindi ci sentimmo all'epoca, era ancora delimitata la questione a Codogno, e quindi cosa facciamo, cosa non facciamo, e prendiamo la decisione saggia di rimandare la questione in presenza. E da lì cominciamo il nostro ciclo di presentazioni online. Non lo faccio mai, ma ci tengo a sottolineare, perché Lodi Liberale è fatta da più persone, la mia faccia e il mio volto, come dire, quello che ogni settimana è presente nella presentazione delle varie serate, ma senza Stefano, Andrea, Sofia, Jacopo, Marco, Lorenzo e tanti altri che, come dire, danno un contributo fattivo per mille aspetti a Lodi Liberale, difficilmente noi riusciremo a mantenere questo ritmo. Perché abbiamo deciso di intensificare le nostre serate appunto a livello settimanale, perché crediamo che davvero in questo paese la difesa della libertà e la diffusione del valore del pensiero liberale siano quanto mai fondamentali e quanto mai poco diffusi e minoritari. E quindi è fisiologicamente necessario crescere, diffondere le giuste idee, spiegarle, non combattere le visioni caricaturali del liberalismo, che purtroppo sono quelle assolutamente predominanti, e siamo abituati a cercare di farlo con ospiti di assoluto livello, come quelli che abbiamo coinvolto questa sera. E quindi innanzitutto ringrazio il professor Carlo Cottarelli, insomma, economista di vaglia, divulgatore economico incredibile, molto noto ormai per tutti gli italiani, direttore e fondatore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, che ha questo straordinario merito di smontare, distruggere le varie fake news economiche, e si è dato, credo, come missione quella di, appunto, di una sana informazione economica, che anche questa è una delle cose di cui questo paese c'è bisogno. Carlo Cottarelli è un amico, poterlo dire, di Lodi Liberale, perché ha sempre presentato i suoi libri fino all'anno scorso in presenza a Lodi Liberale, e torna a presentare questo all'inferno e ritorno per la nostra rinascita sociale ed economica, mantenendo una sana abitudine che non è diffusa, non è automatica, e io tutte le volte ci tengo a dirlo, che di devolvere i diritti d'autore a varie cause. E questa volta chi compra il libro sappia che contribuisce a finanziare Save the Children Italia, e quindi, siccome l'autore l'ha sempre fatto, è giusto ricordarlo. Con noi c'è un altro amico di Lodi Liberale, Nicola Porro, che ha scritto i suoi due straordinari libri, presentandoli anche lui in presenza quando si poteva a Lodi Liberale, ma ci ha accompagnato anche nella presentazione dei classici, con il libro di Milton Friedman, Capitalismo e Libertà, e su altre serate anche non di presentazione dei suoi libri. Quindi, nonostante i suoi particolari impegni, la sua, come dire, costanza nella diffusione del pensiero liberale, ci tiene sempre a essere presente, quindi non posso che ringraziarlo per il graditissimo ritorno. E poi una new entry, a cui siamo sempre abituati a alternare persone note a noi, conosciute, con il professor Gotti Tedeschi, economista, banchiere, credo di non avere problema a definirlo liberale, e che per la prima volta ci accompagnerà nel viaggio di questo libro. Questo libro è sostanzialmente fatto di due parti, appunto, come recita il titolo: All'inferno e ritorno. All'inferno è sostanzialmente una parte in cui viene descritta la crisi che abbiamo vissuto, sanitaria e economica, e quella che non abbiamo vissuto, quella finanziaria, spiegando molto bene, della parte più, secondo me, importante del libro, nonostante la finalità dichiarata dall'autore sia principalmente nella seconda, perché è quella che fa pulizia anche qui, sana informazione economica, spesso sul debito pubblico, sul finanziamento da parte dell'Unione Europea delle spese in deficit, di come funziona la Banca Centrale Europea, di come avrebbe dovuto funzionare il meccanismo del MES per la parte sanitaria, il Next Generation, eccetera. E quindi, come dire, metà del libro è divulgazione economica pura. La seconda, che è importante, ma è quella su cui poi magari durante il corso della serata ci saranno anche alcune divergenze di opinioni, che è quella più valoriale, no? Nel senso che l'autore dichiara che questo è essere un libro politico, quindi c'è una sorta di
mi passi l'espressione, Cottarelli, di programma di governo, possiamo anche dirlo così, nel senso che c'è un'impostazione, valoriale di fondo declinata poi in proposte concrete. E per dei liberali impenitenti o liberisti impenitenti come noi, presentare questo libro nel giorno in cui Luigi Einaudi venne eletto Presidente della Repubblica, perché 11 maggio 1948 era un motivo per cui il Parlamento italiano dimostrò una saggezza e una lungimiranza che purtroppo si sono viste raramente dopo, sicuramente non si sono più viste nell'eleggere un Presidente della Repubblica come Luigi Einaudi, e per noi è particolarmente importante. Nel libro sostanzialmente si parte, diciamo, il punto di partenza è quello di avere una visione positiva dell'ideologia, no? E su cui sono totalmente d'accordo, nel senso che è un sistema valoriale applicato poi a proposte concrete, e declino i vari tipi di uguaglianza che siamo abituati a considerare, l'uguaglianza giuridica, l'uguaglianza di opportunità e l'uguaglianza di fatto, arrivando al risultato di quella che l'autore definisce l'uguaglianza di possibilità. Come dire, negli aspetti che sono totalmente condivisibili da parte nostra, nel nostro piccolo, sono sicuramente quella della sottolineatura dell'importanza del merito in Italia della valorizzazione prospettica, perché troppo spesso invece non valorizzato, l'importanza della concorrenza e quindi della competizione, quindi della liberalizzazione, dell'apertura dei mercati, della creazione di nuove opportunità, l'importanza di arrivare fra un po', perché oggi probabilmente nel clima del dibattito pubblico che stiamo vivendo è quasi utopia arrivare a ragionare di privatizzazioni, non tanto di nazionalizzazioni delle imprese statali, dell'importanza di ridurre progressivamente il debito pubblico, non nell'immediato, perché è ovvio che in una situazione come quella che stiamo vivendo, fisiologicamente è quasi necessario, anzi è necessario aumentare i deficit pubblici e quindi conseguentemente arrivare all'aumento del rapporto debito pubblico che supera il 150% attualmente. Stupisce con un paragrafetto sull'immigrazione, perché credo che sia un fautore dell'immigrazione responsabile, quindi non porte aperte a tutti, ma quindi, dal punto di vista anche qui un approccio razionale all'immigrazione, e un'auspicabile, declinata benissimo, riforma della giustizia in ogni ambito, tributaria, penale, amministrativa e civile. Sui punti di dissenso, che poi, ripeto, analizzeremo durante la serata, c'è sicuramente una. Mi corregga l'autore se sbaglio, un elogio o comunque una fisiologica necessità per Carlo Cottarelli della progressività della tassazione, e chiaramente noi saremmo assolutamente a favore di una tassazione piatta della flat tax, seppur con una soglia di esenzione di reddito. A favore della tassazione patrimoniale, citando peraltro in generale, ecco, come dire, con qualcosa che possa essere utile anche per riequilibrare. A favore della tassazione sull'eredità, considerata appunto come fattore anche qui di riportare l'uguaglianza delle opportunità. Ogni liberista impenitente credo che voglia tassazioni eredituali, non patrimoniali, a maggior ragione quella che è sull'eredità, imposta di successione, che è tranquillamente definibile come una tassa sull'infarto, che credo che questa fosse un'espressione di Einaudi, magari sbaglio per mille motivi. Sì, no, tassa sull'infarto nel senso che colpisce sostanzialmente chi non pensa a evitarla e chi sostanzialmente muore giovane. Era definibile così, non tanto perché colpisce chi muore, perché quello, come dire, è una sorta di tautologia. È una sorta di condanna che abbiamo già discusso l'altra volta, diciamo, sottolineatura di un problema, quella che l'autore chiama concorrenza fiscale al ribasso. Che per ogni buon liberale è un qualcosa di auspicabile, nel senso che la concorrenza vale anche tra sistemi tributari, mentre credo che questo Cottarelli sia a favore di una maggiore armonizzazione fiscale. Mi ha colpito l'aspetto anche qui di sottolineatura in qualche modo critica, ma non ideologica, ma insomma poi magari ne parleremo, del residuo fiscale, nel senso che è un qualcosa che viene considerato non tanto un problema di per sé, ma come una sorta di fisiologica necessità di uno Stato unitario di, come dire, solidarietà interterritoriale. Ecco, quindi è un libro assolutamente che è da leggere, perché è un libro scorrevolissimo, scritto come al solito con maestria, che può essere affrontato e avvicinato da chiunque. Sicuramente leggendolo si imparano delle cose, si induce a riflettere, ed è uno dei libri di divulgazione economica di cui c'è assolutamente bisogno. Diciamo che il punto di partenza fondamentale, se dovessi trovare una parola, è sicuramente quella dell'uguaglianza.
l'uguaglianza in questo caso delle possibilità, e diciamo che noi di solito preferiamo concentrarci principalmente sulla libertà. Ma vediamo di trovare un punto di sintesi durante la serata, e quindi ringrazio davvero Carlo Cottarelli per essere stato con noi, e cedo subito la parola al professor Grotta Tedeschi, anticipo prima che ci dovrà lasciare anticipatamente per un impegno pregresso, quindi lo ringrazio e gli cedo volentieri subito la parola. Grazie, grazie a lei, grazie a voi dell'invito, mi fa molto piacere. Mi fa anche piacere, se posso dirlo, perché mi ha obbligato a leggere il libro di Cottarelli, che ho letto tutto dall'A alla Z, e alcuni punti l'ho letti due volte perché mi sono sorpreso. Ora cercherò di essere anche, vista l'ora, un po' più provocatorio, così Nicola Porro mi può dileggiare dopo. Questo è, sono provocatorio, mi scuso, Cottarelli, farò un pochettino, ma giusto per ravvivare anche il tono del mio commento. Questo è un libro di morale che spiega nella prima parte cosa non sarebbe successo se fosse stata applicata la morale, l'etica del merito. In tutto il libro aleggia nei Promessi Sposi, no? Questo attore principale che nessuno scopre se non ci sono i professori che te lo spiegano, che è la provvidenza. In tutto il libro di Cottarelli c'è la presenza di un elemento morale estremamente importante che prendo l'occasione per poter ravvivare. Dall'A alla Z, addirittura è un alfa e un omega, perché sia l'introduzione che la conclusione, Cottarelli la dedica al merito. Il merito, chiamiamolo merito, così non facciamo far confusione a chi ha in odio la meritocrazia e sostiene invece l'utilità di altri tipi di alternative, soltanto di definizione come la meritorietà. Allora, Cottarelli ha scritto un libro esaltando un principio che negli ultimi anni soprattutto è stato confuso, dileggiato, discusso, rinunciato, persino dall'autorità morale, che è il merito. È noto a tutti che Sua Santità Papa Francesco ha detto che la meritocrazia è quella che crea le disuguaglianze, ma non ne parlerò, lo accenno soltanto, non è importante. Cottarelli nel suo libro parla di Sandel, non c'è solo Sandel che ha criticato il concetto di meritocrazia, conseguentemente di merito, perché se non spieghi cosa intendi per meritocrazia, difficilmente le persone possono capire di cosa stai parlando. Siccome la conosco piuttosto bene, io ho scritto un libro che si chiama Dio è meritocratico. A momenti non mi scomunicavano dall'alto. Allora, vi spiego perché questo libro merita di essere letto anche con questa chiave di lettura, che è la ricerca morale dell'importanza del merito, sia nella prima che nella seconda parte. Nella prima parte perché non è stato attuato con merito una certa serie di decisioni. La seconda parte è quella dove Cottarelli spiega che cosa è il valore del merito. Dicevo, in tempi complessi, qualcuno dice che la meritocrazia, cioè il potere che viene dato alla capacità di essere meritevoli, è quello che crea le diseguaglianze. È esattamente il contrario. Chi crea le diseguaglianze è la demeritocrazia. La meritocrazia, come la spiega Cottarelli, attenzione, poi lo spiego immediatamente. La meritocrazia crea valore, e crea ricchezza, e crea maggior uguaglianza, perché crea maggior di ricchezza dispersa. E questi sono in tempi di crisi. Per quello mi sono sorpreso leggendo questi fatti che ho subito colto, perché in un momento di crisi come quello,
dove tutti attaccano la meritocrazia, beh, mi ha impressionato molto leggere un libro che ha questo elemento comune in ogni momento, in ogni capitolo, che è il merito. Cottarelli chiama, cita Sandel, un economista, sociologo, ma ce ne sono tante altre, c'è Milakovic, Markovic, ce ne c'è una serie di economisti e sociologi che si scagliano negli ultimi tempi soprattutto contro la meritocrazia. Meritocrazia, quale potere del merito, senza spiegare che cosa intendono per potere del merito. Cottarelli lo spiega, potere del merito a parità di condizioni di partenza e di acquisizione di valore e dell'aggiunto. Se no, non c'è merito. Se qualcuno bara, se qualcuno eredita dei vantaggi, il merito non c'è. Quindi è inutile utilizzare l'espressione meritocrazia. Meritocrazia significa un'altra cosa. Significa stabilire le regole con cui si acquisiscono dei valori grazie al merito. C'è un famoso sociologo che si chiama Jung, che stabilì persino un'equazione su questo, no? Il merito è fatto da due fattori, il quoziente di intelligenza, il QI, e lo sforzo. QI più E è uguale a M, cioè il merito. Ovviamente questo va corretto in tante condizioni, ma era solo per partire, per dirvi che in questo momento leggere un libro che parla di merito e conseguentemente la... Poiché Cottarelli cita Zingales, mi rifaccio anche a quello che dice Zingales, cioè richiama la meritocrazia, che è lo stimolo a acquisire una mentalità di merito, che in questo momento, dice Cottarelli, è più che mai importante, lasciando immaginare che quando non era importante abbiamo avuto una serie di problemi di cui ancora adesso ne viviamo le conseguenze. Chiarisce che cos'è meritocrazia. Allora, prima di tutto non è vero che la meritocrazia crea disuguaglianze, la demeritocrazia crea problemi e disuguaglianze perché deresponsabilizza, penalizza, reprime i talenti, genera ha persino dei comportamenti illeciti. La diseguaglianza nasce da altri fattori, che se volessi definirlo in modo liberale, direi, nasce da un processo di selezione professionale di merito, di talenti utilizzati, di sforzo e di impegno. Adesso esagero. Cottarelli fa molto di più sul concetto di merito. Lo santifica. Stretto senso. Vi spiego perché. Primo, spiega e fa equivalere il concetto di merito all'esercizio delle virtù operative. L'esercizio delle virtù. Dice qualcosa, no? La virtù è uno sforzo. È uno sforzo per acquisire un comportamento che in varie ottiche che usano l'espressione virtù ha un significato, evidentemente in quello cattolico, differente da quello laico, però è sempre esercizio di virtù, che è uno sforzo, che vuole un sacrificio. Poi parla di un principio nel merito di valore comportamentale. Quindi il merito è un principio di valore. Non è soltanto un esercizio di virtù personale, soggettivo, di responsabilità personale. È molto di più. Dovrebbe essere un principio di valore, fatemi dire, persino dentro la Costituzione. Ma poi fa un passaggio, Cottarelli, che mi è piaciuto particolarmente, quando dice: per risalire dopo il declino, per riprendersi dopo il declino, prima dell'economia bisogna operare sul sociale. Io aggiungo sul morale. Per operare sul sociale devo operare sul morale. Perché la causa del cattivo comportamento che comporta quindi l'esplosione di queste crisi e le conseguenze di tutte le crisi sociale ed economica è anzitutto morale. Mi rendo conto che la gente non ami molto parlare di morale perché cominciano relativisticamente a dirmi ma quale morale. Ma siccome Cottarelli più di una volta richiama Einaudi, Einaudi è l'uomo che studiò la dottrina sociale della Chiesa e pensava di farne addirittura un movimento politico, la terza via,
tra il socialismo e il liberismo esasperato, perché la dottrina sociale della Chiesa vuole la libertà individuale, la libertà di intraprendere, però con una giusta e dovuta solidarietà. Einaudi, dopo un periodo di tempo, ripensò a questo suo progetto e scrisse: è difficile applicare la dottrina sociale della Chiesa, perché per applicarla bisogna avere fede in Dio. E gli altri devono accettare che si fonda su un principio di fede, altrimenti la dottrina sociale della Chiesa non viene applicata, perché l'uomo è centrale, l'uomo figlio di Dio. Il libro, vi dicevo prima, ha un alfa e un omega, cioè ha un'introduzione e una conclusione, e in tutte e due Cottarelli ci mette il merito. Nella introduzione dice che il merito è possibile, ovviamente, rafforza l'uguaglianza o riduce le diseguaglianze quando c'è un'uguaglianza di possibilità per tutti. I critici della meritocrazia parlano di uguaglianza di capacità. Ma ci può essere eguaglianza di capacità? È una confusione drammatica questa, un punto fondamentale. Confonde diversità da diseguaglianza. I concetti vanno espressi definendoli. Allora, nella conclusione, allora dicevo, nell'introduzione, nell'alfa, Cottarelli dice che il merito è praticamente uguaglianza di possibilità. Il modello americano, la visione americana, ci sono tre alternative, no? E una è giuridica, ricorda anche Cottarelli, no? Ma non basta l'aspetto giuridico per assicurare l'eguaglianza. C'è quella di punto d'arrivo, chiamiamola socialista, marxista, sindacalista, tutti uguali nel punto d'arrivo, inconsistente. Ci vuole lo Stato che decide che cosa è merito. E poi quello che propone Cottarelli, che è di uguaglianza nelle opportunità, quindi non nelle capacità, perché non c'è uguaglianza nelle capacità. Se uno pensa che sia uguaglianza nelle capacità, non sa misurare se stesso e non sa confrontarsi col prossimo. Tanto, vi dicevo che Cottarelli santifica il valore del merito, addirittura cita, che fa una lezione secondo me meravigliosa sul pensiero politicamente corretto, quando cita Sant'Agostino e cita un'espressione famosissima di Sant'Agostino, che prendo l'occasione per ricordare a tutti: andatevi a leggere quanto possibile anche Sant'Agostino. Giusto è giusto anche se nessuno lo fa, sbagliato è sbagliato anche se lo fanno tutti. Questa è una lezione contro il politicamente corretto straordinaria. Chi non vuole valorizzare il merito, ma è evidente, e chi vuole nega la libertà individuale responsabile e l'uso dei talenti. E come vi dicevo prima, vuole confondere due concetti che sono invece nettamente distinti: diversità e disuguaglianza. Stiamo parlando di diversità o di disuguaglianza? E confonde poi, vuole confondere chi nega questo, chi nega la meritocrazia e propone la famosa meritorietà, in cui di fatto ci dovrebbe essere un ente supremo che stabilisce i criteri con cui si valuta e si apprezza lo sforzo di una persona, soltanto uno Stato, uno statalista. Questa è una visione statalista, l'altra è la visione del mercato libero, dell'individuo, che ha dato dei danni non da poco. E si tende a confondere merito con privilegio, ma sono due cose completamente. Se c'è il privilegio, non c'è il merito. È un po' come confondere evangelizzazione con proselitismo, se posso usare un qualcosa di assimilabile. Anch'io ho fatto i 68, Cottarelli, anch'io ero dall'altra parte della barricata. No, ci tenevo a dirlo perché questo è trovo. Accomuna molte persone essere stato dall'altra parte della barricata. Bene, non ho molto altro da dire. Mi complimento con Cottarelli, un libro bellissimo, è un libro pieno di valori
al di là evidentemente delle spiegazioni che sono state date, che anticipano effettivamente la lettura del libro, no? Gli argomenti che tocca, ma io l'ho trovato anche estremamente interessante. È un libro quasi di morale, non soltanto di storia economica e di raccomandazioni. Cottarelli dice, io non è un libro politico, è vero, non è un libro politico, è molto più che politico. È il fondamento della politica. Quindi grazie di avermi permesso di poterlo leggere e commentare. Giusto per, grazie professor Gotti Tedeschi. Citazione dal libro, così almeno sappiamo di cosa stiamo parlando, del 68. Confesso, ho fatto anch'io il 68, avevo 14 anni, solo che l'ho fatto dall'altra parte della barricata, tra i due o tre che entravano in classe quando gli altri restavano fuori, e vi assicuro che ce ne voleva di coraggio. Non tutti, magari anche i giovani, potevano sapere che cosa voleva dire. Io, prima di lasciare la parola al professor Cottarelli, volevo, come spesso capita, non essendo un romanzo ci possiamo permettere di farlo, citare le tre conclusioni che sostanzialmente Carlo Cottarelli dedica questo libro, perché sono, secondo me, rappresentative e totalmente condivisibili e molto significative. Primo, una rinascita economica e sociale del nostro paese può avvenire solo a partire da un rinnovamento personale. Non possiamo passare il tempo a lamentarci di politici che abbiamo eletto noi, perché dicevano le stesse cose che ci piaceva sentire. Io non sono né ottimista né pessimista, ma so che se non ci si crede, se non si fa niente, nulla può cambiare. Dipende da noi fare quello che giusto pare, anche se al momento nessuno lo sta facendo, come ricordava il professor Gotti Tedeschi. Secondo, tutte le idee vanno attuate con un sano grado di realismo, buon senso e pragmatismo. Non dimentichiamoci di quello che diceva Bertrand Russell: non morirai mai per le mie opinioni, potrei avere torto. In casa nostra, dove abbiamo appena fatto, come dire, la presentazione del libro La società aperta dei suoi nemici, e quindi con fallibilismo popperiano, questo è aria, e in più diciamo che, pur essendo personalmente come associazioni attratti dal pensiero libertario, un po' di sano realismo credo che sia fondamentale. Quindi questa altra condivisibilissima affermazione. L'ultima, basta con Guelfi e Ghibellini. Le divisioni di opinioni sono inevitabili, ma la polarizzazione che ha dominato gli ultimi anni, non solo in Italia, va evitata. Concentriamoci su quello che ci unisce e non su quello che ci divide. E quindi era una delle premesse che avevo fatto durante la serata. Ce ne sono tantissime le cose che ci uniscono, e queste le scopriremo grazie all'intervento di Carlo Cottarelli, che ringrazio nuovamente per essere con noi questa sera. Allora, grazie per questo invito, per aver organizzato questo evento. Purtroppo siamo ancora in webinar, quindi spero ci sia presto. Al prossimo libro vengo davvero in persona, finalmente. Grazie anche alle parole del professor Gotti Tedeschi, è stato davvero troppo, troppo generoso con me, con il mio libro. Io ho scritto un libro perché sentivo il bisogno di cercare di fondare le raccomandazioni politiche ed economiche su delle basi ideali, perché se non si fa questo succede quello che secondo me è successo negli ultimi 20-30 anni della politica italiana, cioè che la politica diventa personalismo, si criticano le ideologie, ma alla fine si finisce per seguire il leader carismatico, o di seguire chi pensa di essere e che per un po' riesce a far credere agli altri di essere leader carismatico, oppure si è preda del vento, di come va, come tira il vento, e si va in maniera ondivaga la mattina da una parte e pomeriggio un'altra. Per questo io in qualche modo ho rivalutato quella che io chiamo, ho il coraggio di chiamare ideologia, cioè cercare delle ancore ideologiche, dei punti saldi, dei cardini su cui poi costruire il resto. E mi è sembrato naturale puntare a questo concetto di eguaglianza, io lo chiamo di possibilità più che di opportunità, perché le pari opportunità in Italia hanno un diverso significato. Uguaglianza di possibilità, che è un principio che secondo me è estremamente liberale, però è anche del tutto condivisibile per chi non abbia forme di estremismo. L'uguaglianza, io vedo l'uguaglianza nei punti d'arrivo non come un concetto di per sé deprecabile. Saremmo tutti contenti se in una gara tagliassimo tutti il traguardo tenendoci mano nella mano. Il rischio è che nel mondo in cui viviamo
ci sarebbe qualcuno che si fa tirare dagli altri e qualcun altro che invece tira. Non siamo ancora arrivati a quel tipo di altruismo che sarebbe auspicabile da ognuno secondo le proprie possibilità, ognuno secondo i propri bisogni. Ecco, quello non ci siamo arrivati e non credo che ci arriveremo nei prossimi secoli. Fra qualche secolo forse ci arriviamo. Il concetto invece che credo che sia al tempo stesso giusto e coerente con l'efficienza economica è quello di questa combinazione di uguaglianza, di opportunità e di premio al merito. Nell'introduzione, è vero, parto dall'uguaglianza di possibilità per dire che questo è un concetto giusto di per sé. Nella conclusione parto dal concetto del merito, dicendo che il concetto di merito è un concetto di efficienza economica, primario merito è un concetto di efficienza economica, e che per realizzarlo occorre però davvero avere un'uguaglianza di possibilità. Quindi di nuovo grazie al professor Gotti Tedeschi per aver sottolineato il legame molto stretto tra queste due cose. Nella nostra civiltà, perché penso che questi due concetti siano particolarmente importanti nell'Italia del XXI secolo, perché usciamo da un periodo pre-Covid, lasciamo perdere pure il Covid, pre-Covid, in cui il nostro andamento economico, i 20 anni precedenti il Covid, sono stati i peggiori 20 anni della storia economica italiana. Senza crescita, quindi. Senza crescita a livello di reddito pro capite, cosa che non era mai successo nella storia dell'Italia unitaria, il che rivela la necessità di avere qualche cosa in più per fare crescere l'Italia. E credo che premiare il merito sia una cosa non indifferente. Non lo si fa abbastanza, non lo si fa abbastanza in Italia. Dirò di più, mi sembra che ci sia proprio l'avversione a premiare il merito perché si ha l'avversione a essere giudicati. Io non l'ho citata questa volta Caterina Caselli perché l'avevo citata nel mio precedente libro, ma l'idea del nessuno mi può giudicare è fondamentale in Italia. Se qualcuno prova a introdurre nella pubblica amministrazione, per esempio, il concetto di dare premi diversi a seconda della performance, viene chiaramente boicottato e si comincia a dire: ma io non mi fido di chi mi dà il giudizio. Questa è l'idea fondamentale. La scusa è che se non riesci ad avere un buon voto te la prendi col professore. Molto di questo concetto di premio del merito io lo ricavo dalla scuola. Questi professori come Michael Sandel e altri che hanno scritto contro il merito, ma io vorrei sapere, ma i loro studenti danno voti o danno il 18 politico a tutti? Io credo che questi professori ai loro studenti danno voti come si fa nelle scuole, perché nelle scuole si premia il merito. Allora, se questo vale per la scuola, perché non dovrebbe valere per la società? La critica di Sandel è quella appunto che, portato all'estremo il concetto di merito, può avere delle controindicazioni. È per questo che io discuto chiaramente la posizione di Sandel nel libro. Chi vorrebbe partecipare a una gara dei 100 metri? In quale società si vorrebbe partecipare a una gara dei 100 metri dove il primo vince tutto e tutti gli altri non vincono niente? Eppure si premierebbe in merito. Che vi dice che il risultato di una gara, anche in cui i punti di partenza sono tutti uguali, è il risultato, può essere non piacevole per la maggior parte della società. Uno dice: beh, ma il premio al merito viene determinato dal mercato, il che è vero, e questa è una cosa importantissima. Non si può avere i premi determinati dallo Stato, perché a questo punto si arriverebbe a quello che Einaudi chiama una società di mandarini, in cui alla fine poi prevalgono interessi particolari. Non si preme il merito, ma si preme l'amico dell'amico, il parente, quello che va d'accordo con te politicamente. Lasciamo che sia determinato il mercato. Io, e qui arrivo al terzo punto della mia triade dei principi fondamentali, è secondo me necessario un certo grado di solidarietà. E questa è l'area forse che per un liberale puro forse non piace. La tassazione progressiva. Perché secondo me è necessario questa moderazione?
per diversi motivi. Anche in una gara, in media, chi arriva primo in media è stato più fortunato di chi arriva ultimo. Quindi una parte del successo deriva inevitabilmente da una parte di fortuna nella vita. Purtroppo nella vita le fortune e le sfortune non si annullano a vicenda, perché le cose possono essere cumulative. E quindi anche soltanto per questo credo sia giusto un certo grado di redistribuzione, che non arrivi ovviamente a eliminare quello che viene determinato dalle forze di mercato. Nessuno parla della tassazione che c'era in Inghilterra negli anni 70 o in Svezia con l'aliquota di tassazione marginale del 90%. Io fra l'altro dico nel libro che le attuali aliquote di tassazione marginali più o meno mi sembrano adeguate, ma che ci debba essere una tassazione progressiva è necessario per questo motivo, ridistribuire quella parte di reddito che è dovuta alla fortuna e neanche al merito, evitare che si creino tensioni troppo forti nella società, ricordarsi sempre che bisogna avere un certo grado di umiltà nella vita, perché alla fine chi è bravo è nato per caso, con certi geni non li ha. Anche lo sforzo personale, uno dice, beh, ma lo sforzo personale dipende dai miei geni, io sono fatto così, mi sforzo, ad altri non viene naturale sforzarsi. Quindi anche questo rientra nel mettere in proporzione, non spingere troppo certi concetti. Uno dei drammi dell'umanità, secondo me, è che molti portano la logica alle sue più estreme conseguenze. Credo che bisogna sempre, questo io ho messo quella frase, non morirei mai per le mie idee, potrei sbagliarmi. Ecco, perché quando si porta la logica alle sue estreme conseguenze, alla fine si arriva a delle conclusioni che sono parecchio, parecchio strane. Su queste questioni, su quanto l'elemento di solidarietà e di redistribuzione sia importante, ma io citerei proprio Einaudi. Per questo mi sono stupito all'inizio quando Lorenzo ha detto che Einaudi, cos'era l'espressione che avevi usato su Einaudi, l'eredità? La tassa sull'infarto. Sull'infarto. Io cito nel libro il saggio del 1948 di Einaudi sull'uguaglianza di opportunità, in cui lui sostiene la necessità di tassare l'eredità e propone una tassa sull'eredità che è ben più pesante di quella che io avrei in mente. Io dico semplicemente portiamo la tassazione sulle successioni. Fra l'altro sul dibattito oggi sono intervenuti Perotti e Boeri, mi sembra. Portare la tassa sulle successioni a livello medio europeo. Einaudi aveva in mente qualcosa di molto più estremo. Fondamentalmente voleva una tassa che, a parte una parte che veniva esentata, dopo tre generazioni avrebbe eliminato la proprietà di quella, avrebbe dato dopo tre generazioni tutto allo Stato. E giustifica questa cosa dicendo, ma tanto il figlio del grande imprenditore e il figlio del figlio del grande imprenditore e il figlio del figlio del figlio del grande imprenditore comunque ci penseranno loro a sprecare tutto quello che il primo aveva creato. Quindi tanto vale che finiscano allo Stato queste cose. Questo lo dice Einaudi. A me sembra un po' estrema sta cosa, però lo dice Luigi Einaudi. Come Luigi Einaudi nello stesso saggio si esprime a favore di una tassazione progressiva. Einaudi non ha in mente la flat tax. Al tempo stesso sottolinea il principio di uguaglianza di opportunità e di possibilità come un principio fortemente liberale. E per questo appunto dice, ma la ricchezza ereditata in fondo non è ricchezza guadagnata. Come dico, ci sono tante cose per attenuare. Lui sottolinea anche l'importanza della famiglia e quindi la necessità comunque di esentare, come lui diceva, una parte di questa eredità da questo principio che dopo tre generazioni tutto finisce allo Stato. Io che sono più moderato di Einaudi, io non proporrei una cosa di questo genere. Però, insomma, che Einaudi fosse a favore della tassazione sull'eredità, non c'è dubbio. Un'altra cosa che vorrei sottolineare, questo principio di uguaglianza di possibilità, io non lo vedo soltanto alla nascita, questo devo dire non è espresso abbastanza nel mio libro. L'uguaglianza di possibilità ci dovrebbe essere in tutta la vita. Se uno ha voglia di rimboccarsi le maniche e cambiare, dovrebbe poter avere una seconda possibilità in tutta la sua vita, da qui l'importanza della formazione,
l'importanza della responsabilizzazione, cosa che adesso non viene più considerata. Qualche settimana fa mi ha scritto una dipendente pubblica di 52 anni che mi ha scritto dicendo: io sono stufa di essere considerata come una persona che non può più imparare nulla, la cui unica aspirazione deve essere arrivare alla pensione il più presto possibile. E queste sono le cose che noi dovremmo cercare di valorizzare. La gente che anche a 52 anni, io ne ho parecchi di più, ha voglia di tirarsi, rimboccarsi le maniche e cercare di imparare qualcosa di nuovo. Che soltanto il giovane possa avere una certa creatività, io non lo posso accettare. Certo, i giovani sono importantissimi, infatti dedico moltissima importanza alle politiche per i giovani, la pubblica istruzione prima di tutto, ma una possibilità della vita la devono avere tutti quelli, la possibilità. Ecco, se Carlo Cottarelli, come sogna la sua vita, adesso vuole diventare il centravanti del nazionale di calcio, lo Stato non lo può assicurare. Al limite potrà assicurare la possibilità che Carlo Cottarelli diventi centravanti nazionale di calcio. Questo è un ruolo dello Stato per me, dare a tutti una possibilità. Cosa che purtroppo nella nostra società non avviene. Il concetto di uguaglianza di possibilità però si applica a tanti campi. Le imprese, io derivo il concetto di concorrenza da uguaglianza di possibilità ed è per questo che dico anche che una presenza dello Stato come proprietario delle imprese difficilmente si concilia con la concorrenza, perché quando un'impresa pubblica ha alle spalle tutto lo Stato è difficile che operi in condizioni di parità di possibilità con tutte le altre imprese. Uguaglianza di possibilità vuol dire anche parità tra generazioni diverse, da qui la necessità di rispettare l'ambiente, perché noi non vogliamo che le generazioni future abbiano possibilità inferiori alle nostre perché noi ci siamo bruciati il pianeta. Uguaglianza di possibilità vuol dire tra uomini e donne, tra maschi e femmine, non è che uno nasce maschio o femmina, ha diverse possibilità nella vita, da qui l'importanza di cose come gli asili nido e altri strumenti che attualmente consentirebbero alle donne di partecipare in maniera più attiva al mondo del lavoro. Quindi tantissime declinazioni di questo principio di possibilità, poi nel mio libro parlo anche di come renderle più concrete e parlo anche di come, nel capitolo 7 di questo libro, parlo di come un sistema economico che è capace di crescere è anche un sistema economico in cui ci sono più possibilità. Da qui l'importanza degli investimenti, di considerare, creare le condizioni perché l'Italia diventi un posto dove l'investimento privato si può sviluppare, riforma della pubblica amministrazione dove bisogna introdurre criteri di merito, dove bisogna cominciare a pubblicare classifiche, poi ve ne racconto una sulle classifiche perché è molto interessante. Investimento della giustizia è fondamentale, investimento nella pubblica istruzione, tutto questo nelle istruzioni in generale, poi adesso non voglio entrare nella polemica di quanto il privato debba svolgere nella ruolo nell'istruzione. Io sono un prodotto della scuola pubblica, quindi ho un po' la tendenza a vedere l'istruzione come prevalente pubblica, ma su questo si può discutere. Sulla questione del pubblicare le classifiche, c'è anche questa un'avversione enorme, perché quello vuol dire ci sono i bravi, ci sono i meno bravi. Noi come Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani abbiamo iniziato da poco e stiamo andando avanti a fare degli esperimenti di questo genere. Prendiamo il telefono, chiamiamo tutte le prefetture d'Italia, vediamo quanto tempo ci mettono a rispondere a domande standard. Questa cosa, e l'abbiamo fatta, abbiamo pubblicato i risultati, abbiamo visto che purtroppo il 50% degli italiani sono coperti da prefetture che non danno una risposta a una domanda semplice, tipo qual è la procedura per fare il ricorso contro una multa, che è responsabilità dei prefetti. L'abbiamo fatto, abbiamo ricevuto due telefonate da parte di prefetture che volevano sapere di più per migliorare le cose nella loro prefettura. Una era la prefettura di Roma, l'altra la prefettura di Ragusa. Nessun'altra prefettura si è preoccupata di vedere perché nella nostra classifica stavano messi molto indietro. Questa cosa, e adesso non vi dico adesso con chi la facciamo perché altrimenti poi magari ci rispondono apposta, ma adesso stiamo facendo con un altro gruppo di enti pubblici.
Questa cosa non la deve fare l'Osservatorio sui conti pubblici italiani, questa cosa lo deve fare lo Stato come strumento fondamentale per vedere chi si comporta bene e chi si comporta male. E questa cosa purtroppo nel PNRR ci sta piuttosto poco. C'è qualche riga che si occupa di questo tema del merito, eccetera, però purtroppo ci sta troppo poco secondo me. Ma se non riusciamo a introdurre nella pubblica amministrazione questo criterio del merito, io credo che anche questa riforma della pubblica amministrazione purtroppo sarà un fallimento. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione. Grazie, prima di cedere la parola a Nicola Porro, un paio di commenti insomma anche qui, no? Credo che una gara in cui ci si tenga tutti per mano non sia auspicabile, ma sia di una noia terribile, e quindi a me piacciono le gare dove il migliore, come dire, vince, quindi non credo che sia solo sbagliata, ma sia noiosa. La redistribuzione come motivazione della tassazione progressiva, non lo so, io credo che la tassazione progressiva sia sbagliata per motivazioni proprio di equità e di correttezza, di trattare tutti in maniera uguale. Credo che la motivazione fondamentale sia l'invidia, tendenzialmente nei confronti di chi ha successo, perché se sì, la motivazione fosse la redistribuzione, si può fare con la spesa e non tanto con un meccanismo di tassazione progressiva che comunque, credo che si possa fare anche dall'altro lato, no? Anche perché banalmente i due più grandi tagli della tassazione progressiva quando avevano posto al 90% Kennedy e il 70% Reagan negli Stati Uniti, quando ridussero drasticamente la progressività e l'aliquota marginale massima, quindi sui più ricchi, si ebbero due conseguenze: non solo il gettito fiscale crebbe, e quindi questo dimostra che è paradossalmente disincentivante, ma in più la percentuale delle tasse pagate da ogni percentile dei più ricchi aumentò, quindi non solo riducendogli le tasse questo stimolava la creatività, l'imprenditorialità, la voglia di evitare delusioni di imposte eccetera, che paradossalmente pagavano di più i più ricchi rispetto a prima percentualmente sul gettito creato che viene poi aumentato. Quindi secondo me su motivazioni morali, proprio tecnicamente morali, è sbagliata, ma poi per l'amor di Dio da questo punto di vista ne discuteremo. Scusa Nicola, ma era sulla progressività delle imposte, non riesco a stare zitto. Posso dire soltanto una cosa però, rimane vero che Einaudi era a favore della progressività, appunto. Questo non lo si può negare, c'è scritto. Sì, secondo io non ho, diciamo che come un orologio rotto ogni due volte al giorno dice la cosa giusta e Einaudi ogni tanto dice la cosa sbagliata. Questa tecnicamente dal punto di vista liberale sbagliata. Vabbè, for the record, Einaudi, e non credo l'abbia detto per caso, sì, per una certa ora del giorno. Una cosa, sulla questione che Reagan ha tagliato le tasse sui ricchi e il gettito aumentato, cioè la Laffer Curve, a me sembra proprio di no, che non sia così. La Laffer Curve non ha funzionato neanche con Reagan, tant'è vero che il debito pubblico americano negli 8 anni di Reagan è aumentato di 20 punti percentuali, mentre l'obiettivo era addirittura ridurlo. Sì, era sul gettito, non tanto sulle spese, perché lì c'è stata l'esplosione delle spese militari. Però non vorrei... Sì, chiaramente... Però il fatto sta che la curva di Laffer abbia funzionato, tra l'altro tutti gli economisti americani adesso sembrano dire che la curva di Laffer funziona quando la liquida tassazione di partenza è superiore media al 70%. Quella media, non quella marginale. Nicola, grazie. Allora vorrei, c'è poco da aggiungere all'analisi che secondo me era molto ben fatta dal professor Gotti Tedeschi riguardo al merito. Vorrei andare sulla materia viva delle questioni, Lorenzo, per le quali non so perché Carlo Cottarelli si è voluto sottoporre a questa tortura di stare con noi due, perché siamo gli unici che la pensiamo così. E c'è un problema, Cottarelli, che è entrato in un enclave di pazzi scatenati. Pazzi scatenati che sono una minoranza della minoranza. Litighiamo anche tra di noi. Quando tu dici che i Guelfi e i Ghibellini, pensando che ci siano i socialisti liberali, è finito quel tempo di Mises e Hayek, tu devi vedere che succede tra di noi, tra noi liberali, quanto litighiamo sulle questioni che tu stai parlando. E quindi, fatta questa premessa, la seconda cosa che mi interessa molto è il concetto del pragmatismo, che è un concetto che ti appartiene perché hai fatto il funzionario di un'organizzazione internazionale e ti sei occupato pragmaticamente anche per ruoli istituzionali che hai avuto di cercare di risolvere le cose. Quindi io voglio scorrere questo breve intervento riguardo al tuo libro su questi aspetti. Prima questione,
Einaudi ha avuto posizioni per arrivare al concetto finale, posto che molti di noi in questa cosa qui su Einaudi ne hanno discusso e ne abbiamo fatti dibattiti eterni. Einaudi nel 1923 aveva una posizione sulla tassa di successione come era pragmaticamente organizzata in Italia, con truffe e disastri nella valutazione dei prezzi delle terre e del catasto, che era ancora peggiore dell'attuale, disastrosa. Punto primo, cioè lui pragmaticamente era contro la tassa di successione nel periodo, diciamo, fascista, che era un periodo però che veniva dall'Italia liberale. Punto secondo, Einaudi sulla tassazione sulla successione aveva una posizione incredibilmente, diciamo, pragmatica sulla tassazione che sarebbe arrivata sulle cedole dei titoli di Stato. Dico male perché li chiamava diversamente Einaudi, con questi bellissimi saggi che lui faceva, che li chiamava giri, lui diceva: lo Stato non deve per due lenticchie fregare l'accordo che ha fatto nel cedere propri titoli, propria carta ai risparmiatori, quindi non li può ex post assare. Ma stiamo parlando di pragmaticità. Nel 1946 Einaudi scrive quel famoso pezzo sull'opinione che tu ricordi e che io non posso non ricordare, perché scrive Porro Unicum, te lo ricorderai, che fa quella citazione latina che cita Porro, quindi come faccio a non ricordare quel tremendo pezzo di Einaudi in cui dice che la tassazione patrimoniale, con tutte quelle avvertenze che tu ricordavi, cioè lui proprio fa un meccanismo di quello che raccontavi tu della terza generazione. Quindi e anche sulla progressività dell'imposta Einaudi ha una posizione simile a quella che tu hai appena ricordato, anche se è molto ondivago nella sua produzione scientifica sulla progressività dell'imposta, perché ha sempre un tratto da liberale inglese più che francese, cioè non ideologico ma pragmatico. Però è innegabile quello che tu dici, così come è innegabile che Puviani, che tanti altri maestri della scienza delle finanze liberali della fine dell'Ottocento, invece contro la progressività, da cui anche, voglio dire, maestri di Einaudi, erano assoluti teorici. Però io non voglio entrare su questo merito, voglio entrare su un altro merito molto più importante del tuo libro, e cioè la progressività e la patrimoniale per che cosa? Cioè, quando Einaudi nel 1946 ci racconta, nel 1949 sull'opinione fa quel pezzo sulla patrimoniale, tu ti ricordi per quale frutto, l'introito, gli eventuali introiti della patrimoniale, per cosa Einaudi ha scritto in maniera dettagliata avrebbero dovuto essere impiegati da parte dello Stato? Lui esplicitamente dice: togliamo il patrimonio perché le ragioni di cui parlavi tu e con quei meccanismi di cui parlavi tu, ma non per la spesa pubblica. Cioè Einaudi, in maniera altrettanto dettagliata, ha questa idea, secondo me Hayek la definirebbe un po' costruttivista, io la definirei un po' burocratica, per dire: io tolgo 100 dal patrimonio privato in successione e quel 100 da capitale privato diventa capitale infrastruttura pubblica per cui tutti ne godano. Ti ricordi questa parte della sua idea? Cioè lui sostanzialmente dice che il patrimonio privato ritorna privato, ma diciamo un po' collettivo, ma non certamente a finanziare la spesa pubblica. Perché ti faccio questa obiezione, sulla quale secondo me tu sottoscrivi esattamente il punto di vista di Einaudi anche nell'utilizzo del patrimonio, cioè patrimonio contro patrimonio, entrata corrente per spesa corrente, quindi immagino che tu possa condividere quella posizione. Perché il punto pragmatico che io e con la quale io contesto ma duramente, per esempio, il pezzo di Perotti di oggi insieme che tu hai citato e la posizione sulla progressività dell'imposta, è che se la progressività dell'imposta è utilizzata ed è utilizzabile per pensare che quello porti a uguaglianza di possibilità, cioè la tesi secondo me sacrosanta che tu poni nel tuo libro, è semplicemente velleitario. Scusami se lo dico Carlo, perché secondo me il punto fondamentale che Reagan e quella rivoluzione monetarista aveva compreso, monetarista poi in realtà è soltanto l'etichetta, perché a me invece piace il principio, è che oggi bisogna affamare la bestia. Tu stai fornendo, attraverso la progressività e l'introduzione di un'imposta patrimoniale e di un'imposta di successione, che peraltro divide molto il mondo liberale, perché il mondo liberale su imposte di successione è veramente diviso sulla necessità o meno, proprio perché il liberale pensa all'individuo e al suo merito. Beh, quello che io però invece sono convinto è che pragmaticamente non fai che alimentare la bestia statale che tu conosci e che l'unica soluzione
soluzione pragmatica per uccidere la bestia statale è affamarla. Noi dobbiamo affamarla, non abbiamo una scelta alternativa, perché abbiamo creato un welfare che si sta autoalimentando, una burocrazia che si sta autoalimentando, e se noi gli diamo più benzina non gli basterà mai. Questo non è pessimismo, è analisi di quello che è successo nel sistema del welfare negli ultimi 50 anni in questo paese. Ovviamente questa mia, e concludo veramente, perché secondo me è più divertente se ne parliamo, Croce e Einaudi litigarono un botto, ma tanto, esattamente sulla questione, come ti posso dire, del principio della libertà. Perché litigarono? Perché Einaudi sostanzialmente diceva: non c'è libertà senza libertà economica, il modello economico è fondamentale. Se noi non usiamo, si scambiano delle lettere feroci, nonostante fossero grandi amici. Einaudi era molto amico di Croce, è stata mal raccontata, forse solo Francesco Forte ha raccontato tra di loro il carteggio in maniera intelligente, però Einaudi diceva: senza un libero mercato non ci può essere libertà. E Croce diceva, tutto sommato, alla Cottarelli: ma insomma, adesso non ci mettiamo a sofisticare, la libertà poi insomma ce la possiamo trovare, è un valore talmente importante che è indipendente dalla tecnicalità con la quale noi ci organizziamo. Però la loro differenza che per noi einaudiani nell'approccio è che Einaudi alla fine rispetto a Croce è stato meno ideologico, cioè era più pragmatico. Perciò io sono fortemente convinto che, essendo non nato come voi nel periodo del 68, perché io non ero ancora nato nel 68, sono nato invece negli anni della spesa pubblica, nell'aumento della dimensione dello Stato, io sono nato in quella tradizione lì, la mia prima esigenza è: ragazzi, restituitemi spazi, e per restituirmi spazi di libertà, per restituirmi spazi di economia, la mia prima preoccupazione è quella di ridurre il ruolo dello Stato, che sta sempre diventando più grande. Ma lo dico non per un tratto ideologico, l'ideologia non fa parte secondo me di noi quattro liberali che pensiamo che il liberalismo sia un metodo perciò falsificabile. L'ideologia per definizione è non falsificabile, l'ideologia è una sorta di dogmi a cui tu più o meno credi. Maggi ed io con altri liberali litighiamo perché poi il nostro metodo si adatta e ci porta dai liberali di sinistra fino ai liberisti come me e Maggi. Però il punto fondamentale su cui ti voglio parlare è: si scontra la tua buona, ottima intuizione, il merito e il tuo impegno personale sul fatto che noi dobbiamo assolutamente pensare che tutti gli strumenti che tu mi stai dicendo, il pezzo di Perotti oggi, il tuo libro, in realtà possono anche avere delle buone intuizioni, che io non sempre condivido, ma che comunque portano come risultato finale a un aumento della spesa pubblica. Guarda, te l'ho fatta male. Ma non è vero. Cioè, io oggi ho fatto un tweet proprio dicendo: a me non piacciono le tasse, però ce ne sono alcune che sono peggio di altre e meglio di altre. Nessuno impedisce di dire che il ricavato di una tassazione sulle eredità non possa essere utilizzato per tagliare le tasse, per esempio, sul lavoro, sui nuovi entranti, e quindi creare più lavoro. Quindi è una reazione epidermica, quella è una reazione condizionata di dire: se tu vuoi aumentare una tassa, lo fai soltanto per aumentare la spesa. Ma chi lo dice? Carlo, però scusami, ma io sono d'accordo con te, ma tu lo sai che dovremmo avere avuto, noi abbiamo ancora tutti gli anni un fondo per l'abbattimento del debito pubblico derivante dai maggiori introiti che arrivano dall'evasione fiscale. Allora, io scrivo un libro per dire come le cose dovrebbero essere. Se assumiamo che il futuro è sempre uguale al passato, e come dice mia figlia, perché in America gli insegnano il contrario, lei dice history is not destiny, ecco. Se invece partiamo dall'idea che la storia sia il nostro destino, ma allora mettiamoci un cuore in pace. Qualunque cosa che vogliamo fare di nuovo non si può fare, perché in passato non era stato fatta. Sulla questione dello Star the Beast, ma io sono convinto che se quello che succede alla bestia, se tu gli tagli le tasse, è che aumenti il debito pubblico, non taglia la spesa. Questo è quello che è successo regolarmente a chi sosteneva che ogni problema di eccesso di spesa pubblica si risolve tagliando le tasse. No, aumenti il debito pubblico. E il debito pubblico vorrà dire altre tasse dopo. Quindi no, io sinceramente credo che... ultima cosa, in proposito, la progressività si può fare anche sulla spesa. Infatti nel libro si dice proprio questo. Io non parlo di
aumentare l'aliquota di progressività. Dico, facciamo pagare la spesa pubblica a chi se la può permettere. Io credo che sia stata una sciocchezza quello di eliminare il super ticket, che ne veniva pagato da chi ha un reddito di un certo livello. Si può occupare tutti e due i lati. Però quello di dire l'unica tassa che sul reddito può andare bene è una tassa piatta, secondo me questa è davvero un po' un'esagerazione. E perlomeno se lo è, non chiamiamo una cosa che ha detto che Einaudi sosteneva. Ecco, Einaudi parla chiaramente di progressività. Sì, ma non è, non ti devi arrabbiare sulla questione. Per me history is not destiny, perché non è esattamente il contrario. Io non dico questo, io dico che a me non me, per la prima volta noi avremo la possibilità di fare una cosa in Italia che non è uguale, non è history. Cioè, per la prima volta potremmo dire in Italia, ragazzi, cioè il debito pubblico, io sono uno dei pochi che sono spaventati dai 170 miliardi che arrivano dal recovery fund, perché ci siamo inventati un modo contabile per avere più debito senza conteggiarlo nei parametri, diciamo, che ci siamo dati. E io sono convinto che è esattamente il contrario. Cioè che noi abbiamo una strada semplice, quella di dire aumentiamo le imposte. Aumentiamo le imposte, rendiamole più progressive. Molto bene quello che tu dici, ma allora perché non segui anche il mio ragionamento? Diciamo e mettiamo, come hanno detto tutti quanti i costituzionalisti liberali, da Buchanan a Tullock, mettiamo una regola costituzionale per cui, non l'articolo 81, per cui il debito pubblico non può aumentare entro una certa cifra, così come la tassazione. Non mi sembra... Ce l'abbiamo già con la regola, l'articolo 81 dice appunto che c'è il pareggio di bilancio. Ogni anno il pareggio di bilancio non dice l'aumento, il pareggio di bilancio, come tu sai purtroppo oggi in Italia, non è una regola che è mai comunque seguita, perché c'è sempre l'escamotage di poter andare a deficit. Io non sto dicendo questo, io sto dicendo quella che era l'idea originaria di Einaudi, e cioè che tu non puoi fare nuove spese se non hai nuove entrate. Questa era un'idea einaudiana, non della Merkel. Guarda, adesso ce l'abbiamo proprio così nella legge di bilancio, non è più la versione precedente, con la riforma dell'articolo 81 ce l'abbiamo questa cosa, se non che c'è scritto tranne che in casi di emergenza, e sono 8 anni che il Parlamento vota che c'è il caso di emergenza. Però che ci debba essere una qualche escape clause di questo genere è inevitabile. Quindi alla fine, io dicevo soltanto, non importa quello che uno mette nella Costituzione, se l'opinione pubblica non la vuole rispettare la Costituzione, poi non la si rispetta, non la si rispetta comunque. Comunque io torno a dirlo, il livello della tassazione in Italia è troppo alto, dovrebbe essere ridotto. Detto questo, una tassa come l'eredità, secondo me, potrebbe essere alzata per ridurre la tassa. Scusami, posso farti un'obiezione anche su questo? Cioè... partiamo dal presupposto che siamo d'accordo che ci debba essere pure... L'Italia è un paradiso fiscale per le tasse sull'eredità, perché chiunque abbia, ma non vada in America, sappia in Francia, in Spagna o in Inghilterra qual è la tassa di successione, sa perfettamente che noi abbiamo, by far, siamo in una situazione molto migliore rispetto a loro. Però ci sono due obiezioni su questo. Una prima è un'obiezione tecnica, perché Einaudi ci spiegava che il risparmio non dobbiamo tassarlo due volte, lo ha detto più volte Einaudi, e in Italia non ci sono quei fondi pensione che, e quindi di fatto il grande parte del patrimonio italiano è in case, e le case sono considerate il fondo pensione italiano. Ma questa, diciamo, è un'obiezione che può essere considerata opinabile. Ma la cosa di c'è un altro punto sulle case, che noi in Italia non tassiamo il reddito imponibile delle case. Cioè, una volta era così, tassavi il reddito imponibile. Adesso non abbiamo né la tassazione sul reddito imputabile né la tassazione sulla proprietà, e questo è strano. Ma perché il nostro fondo pensione, perché noi non abbiamo il nostro risparmio va a finire là, e così come tu vorresti che fossero agevolati i fondi pensione, non si è creato, non puoi uno stock di patrimonio fargli uno shock di questo tipo. Ma comunque andiamo sul merito dell'obiezione che ti volevo fare. La cosa che a me fa impazzire della tassa patrimoniale, della tassa di successione, che mettiamoci d'accordo, benissimo, facciamo la tassa di successione, però, cioè, il tema fondamentale, e questo secondo me Lorenzo ha ragione, il tema è che la tassa patrimoniale non può e non servirà mai a ridurre le disuguaglianze, può essere intesa soltanto come un migliore mix di tassazione all'interno di una situazione come quella italiana, in cui c'è una tassazione elevatissima. Se tu mi dici quello che hai appena detto, cioè che con i proventi delle tasse di successione io posso rimodulare, decidiamo sul lavoro, decidiamo quello che vuoi tu,
ognuno politicamente lo può decidere, siamo su un tavolo su cui si discute, ma se si pensa... Allora siamo d'accordo, perché io questo è quello che ho detto anche oggi in un tweet. Stavo venendo sul punto, perché a me tutto sommato interessa il livello generale delle tasse, poi secondo me ci discutiamo politicamente tra liberali e meno liberali su come si può discutere, ma il punto fondamentale che io contesto è che si consideri la tassa di successione, si consideri la tassa di successione come tagliare a pochi, pochissimi la propria ricchezza per migliorare la situazione dei più deboli. Questa è una balla, perché non è rendendo i più ricchi un po' più poveri che si migliora la situazione dei più poveri. Se invece mi dici come migliorare, rendere più efficiente dal punto di vista economico la tassazione in Italia, allora io sottoscrivo, discutiamone, ma non ci, io no, il sovrappiù ideologico io lo trovo insopportabile, non la tecnicalità. Se la tecnicalità è l'Italia deve portarsi a casa 700 miliardi di euro ogni anno, mettiamoci d'accordo come farlo, beh, ridiscutiamolo, bene, discutiamo anche questo, sono d'accordo con te, si può fare nel mix delle diverse tassazioni, dirette, indirette, cose, non cose, reddito, ma che quella sia la soluzione, cioè che quello sia un aspetto punitivo perché chi più ha avuto paghi il prezzo di quello che ha più avuto, io lo considero ideologicamente una cosa per me pericolosa. Posso aggiungere anche un aspetto, come dire, numerico, perché mentre parlavate, il primo dato che ho trovato è quello citato dall'OCSE del 2018, di cosa stiamo parlando? Le imposte di successione d'Italia sono 820 milioni di euro, pari allo 0,05% del PIL, è lo 0,11% delle entrate totali. Quindi anche se fosse, come dire, la si raddoppia per ridurre le tasse, l'effetto sarebbe assolutamente ridicolo. Con l'effetto concreto che ci sono persone che potrebbero non avere l'imposta, come dire, i soldi per poter pagare un'imposta perché la tassazione... È la tesi di Einaudi del 23, questa è la tesi di Einaudi del 23. È così. Però cioè... il punto è un altro, il punto che pone il professor Cottarelli nel suo libro è un altro, cioè tu non è che passi da zero al raddoppio di zero, perché oggi le tasse di successione in Italia sono sostanzialmente zero, Lorenzo, sono veramente... Ma no, sono zero, perché c'ha plafona un milione adesso, francamente. Quanti italiani? Plafon 1 milione, le società le cedi in maniera semplice, se hai due figli c'è il plafon di 2 milioni, tutti i titoli di Stato, perché l'altro tema fondamentale che non si considera, che Einaudi aveva capito nel 1923, che i titoli di Stato sono per leggi esenti, quindi quando io domani mattina so che devo morire, e ne conosco tanti che la mattina dopo sanno che devono morire, nel senso che la famiglia lo sa, sai che cosa fanno? Immediatamente trasferiscono tutto in titoli di Stato, financo i fondi di investimento, se hanno una percentuale di titoli di Stato, hanno un'esenzione per la perché è lo spacciatore più importante di tutti, lo Stato. Perciò quello che secondo me Cottarelli dice è un remix all'interno dell'imposizione generale. Se questo è, se ne può discutere ovviamente, quello che non è... è quel sovrappiù ideologico che per me è insopportabile. Non ci sta. Quello che ci sta è di dire ci sono certe tasse, come l'ho scritto nel mio tweet oggi, ci sono, a me non piacciono le tasse, comincia quel tweet dicendo, però ci sono all'interno delle tasse che fanno meno male e tasse che fanno peggio. Ecco, per me una tassa sul lavoro, anche sui profitti delle imprese, fa peggio di una tassa sull'eredità. Non sarà tanto che si può fare, perché non la si può... 0 moltiplicato per 10 sempre 0, ma non si può alzare tanto, però qualcosa secondo me si può fare. A questo punto però abbiamo anche parlato troppo di una cosa che occupa qualche pagina nel libro, e quindi da qui appunto la cosa, non cerchiamo di puntare sulle cose che ci uniscono piuttosto che... Per esempio posso farla io, le abbiamo già detto prima, noi l'abbiamo sempre toccato, perché questa... Le cose che ci dividono. Esatto, perché questa invece credo che la concorrenza fiscale nell'ambito dell'Unione Europea è un'altra delle cose... Allora lì posso spiegare una cosa, la spiego nel libro, evidentemente non... Sì, lo so. Non è concorrenza tra paesi della stessa dimensione. I paesi piccoli hanno un vantaggio comparato nel fare questa concorrenza, perché essendo piccoli, quando tagliano le proprie tasse, riescono a tirare tanti capitali dall'estero, perdendo poco sulle imprese che già sono sul territorio. Non è vero che questi paesi riescono a fare una tassazione più bassa perché sono più efficienti sulla spesa. Riescono a farlo perché sono piccoli, e quindi questa è una distorsione della concorrenza che deriva dalla diversa dimensione dei vari paesi. Ma non capisco perché questo debba essere negativo, nel senso che riuscire invece a uniformare a livello europeo sulla tassazione verso l'alto... Non è una concorrenza.
Io dice verso l'alto, Fato, insomma, verso l'alto come media non Vabbè, se c'è necessariamente. un'armonizzazione verso l'alto, diciamo che si scontra leggermente col principio di realtà, però a me è nel senso che. Il punto fondamentale è che non si tratta di una concorrenza ad armi uguali tra i paesi di uguale dimensione, perché la dimensione purtroppo è per questo che i paradisi fiscali sono in gran parte piccoli paesi. Cioè la Questo può. Germania Per esempio, ho una è posizione più simile a quella di Cottarelli, da liberista, perché in realtà anche la dematerializzazione dei servizi, che oggi è diventato un elemento fondamentale, quindi la possibile localizzazione nell'isoletta o nel piccolo granducato, rende diverso rispetto alla matrice nostra ottocentesca, dove si produce. Cioè, tu pensa che in Italia alla fine sono riusciti a beccare soltanto Amazon perché deve fare i magazzini, ma i server. Cioè, su questo un problema noi stessi liberali convinti, de destra, come si dice, un tema ce lo dobbiamo porre, non in maniera grossolana. Io, per esempio, l'idea di tassare sul fatturato la trovo una cosa su cui dovremmo discutere, approfondirla un po' tecnicamente perché è complicata. Però obiettivamente tu non puoi fare una concorrenza fiscale così sleale che non è più neanche. Io in questo capisco bene il punto di Cottarelli, perché qui, oltre alla fisicità del paese, c'è la non fisicità della transazione. Cioè il mio Google, il mio server, il mio servizio pubblicitario oggi non so proprio dove sia. Cioè Cottarelli dice piccolo, ma potrebbe essere ovunque, potrebbe essere su una nave in mezzo al Pacifico. Comunque ce lo dobbiamo porre quel tema, perché quello è un tema in cui, voglio dire, noi stessi liberali, cioè noi la tassa non è che la aborriamo, non ci piace come dice Cottarelli, però la tassa noi, a differenza di Cottarelli, pensiamo che sia il prezzo per un servizio. Ma cazzo, ma se questi non c'hanno manco un minimo di servizio, cioè noi il servizio loro glielo diamo e non pagano per niente le tasse, beh, insomma, ci abbiamo veramente non una concorrenza sleale, altro che uguaglianza, altro che sistema di uguaglianza di possibilità. Noi partiamo con una disuguaglianza, noi come diciamo stati, disuguaglianza di partenza. Capisci Lorenzo che dico? Lo dico da destra, lo dico che in questo non voglio adesso fare il buonista con Cottarelli perché si è arrabbiato e perché è interista, però capisco che è un tema che ce lo dobbiamo porre. Sì, ma sei interista. E qui in questo caso la minoranza sono io. No, l'obiezione potrebbe tranquillamente essere, visto che la faccio perché, primo perché ci credo, secondo perché tra le persone che ci stanno seguendo c'è Giancarlo Pagliarini, che allora la soluzione sarebbe ridurre la dimensione degli stati e quindi, come dire, arrivare a una concorrenza istituzionale piuttosto che, come dire, applicare questo processo, nel senso che è assolutamente. Cioè, è ovvio, no? Che tra la tassazione che viene fatta all'epoca in Irlanda piuttosto che in un paradiso fiscale tecnico, come giustamente spiegava Nicola Porro, sono due cose completamente diverse. Però tendenzialmente voler ipotizzare, perché un conto è risolvere i problemi tecnici che sono stati ipotizzati adesso, un Sì, conto è voler armonizzare e quindi con un unico però livello di perché noi tassazione. guardiamo l'armonizzazione come quando Monti parlava dell'armonizzazione fiscale in Europa. Qui ci sono 2.100 miliardi di profitti delle Big Five americane che non sono da nessuna parte. Parte sono tutti americani, tra l'altro. 2.100, cioè 2.100. Io sono contento per loro, però allora almeno facciamo la stessa cosa anche noi. Non ho capito. Cioè, però 2.100 miliardi vuol dire che un problema ce lo dobbiamo porre. Ma io lo dico pragmaticamente: noi non siamo ideologici, Lorenzo. Ma pragmaticamente ce lo dobbiamo porre se ci sono. Cioè, una montagna di 2.100 miliardi che non sappiamo dove cavolo sia, sostanzialmente. Sì. È il PIL italiano, eh? Sì. Cinque aziende. Magari il PIL italiano fosse 2.100 Scusami, miliardi, è più del PIL italiano. alcune più grande il PIL italiano. No, l'altra osservazione l'avevo introdotta negli elementi di potenziale dissenso o meno, ma insomma, volevo capire il ragionamento dell'autore sul residuo fiscale, perché mi sembra di aver capito dalla parte che veniva, come dire, trattata, che no, diciamo così, non è un problema, ma è una sorta di prezzo da pagare per vivere in un paese unito. Corretta come interpretazione? Beh, insomma, io lì mi rivolgevo a chi diceva che non esisteva perché alcuni dicono non esiste, è sbagliato come concetto il concetto di residuo fiscale. Io dico, è il naturale sottoprodotto o prodotto di avere una tassazione che è centralizzata più o meno
E ovviamente le regioni che hanno un reddito più alto, anche se ci fosse una flat tax, sarebbe la stessa cosa, pagherebbero, pagano più tasse di chi delle regioni che hanno un reddito, che hanno un reddito più alto, cioè più basso. Chi ha un reddito più alto paga, un reddito, paga tasse più alte. E il risultato di questo, siccome la spesa più o meno, poi si contesta anche quello, però più o meno è distribuita in maniera abbastanza uniforme sul territorio nazionale, ne deriva il fatto che le regioni del nord pagano già una tassazione più elevata. Quindi il concetto di residuo fiscale è un concetto del tutto legittimo, io dico nel libro. Mentre alcuni dicono che il residuo fiscale è un concetto che non è accettabile. Come non è accettabile? Di fatto le regioni del nord pagano più tasse del sud. Pagano, cioè, pagano molto di più rispetto a quello che ricevono in servizi, perché chiaramente c'è. È un dato di fatto. È un prodotto del fatto che abbiamo una tassazione che è centralizzata, mentre la spesa non centralizzata, la tassazione tasca il reddito e il reddito è più alto nelle regioni del nord. Come risultato, le regioni del nord di fatto pagano più tasse delle regioni del sud pro capite. E lo stesso anche al netto della spesa, diciamo il deficit pro capite del sud è più alto, mentre il nord ha un surplus pro capite. Io non dico che sia sbagliato, però dico che questa è la realtà. Sì, diciamo che... In temi di realtà, a Cottarelli faccio due domande riguardo a questo. Per quanto tempo può essere socialmente, posto che poi è uno dei temi che posto nel libro, sostenibile un divario di residuo e di residuo fiscale? Per quanto tempo è sostenibile dal punto di vista sociale? Cioè quando la cosa più diventa trasparente, più diventa, soprattutto nei momenti di difficoltà, potrebbe... È un po' come dire quanto è sopportabile appunto avere una tassazione in cui più ricchi pagano più dei poveri. Di nuovo, succederebbe lo stesso anche con una flat tax, ma è esattamente lo stesso fenomeno. E seconda cosa che chiedo, perché non pensare che il residuo fiscale in uno stato, in una collettività come la nostra, perché poi il residuo fiscale, se lo vai a stringere, ti può valere tra una provincia e l'altra, Lorenzo, cioè alla fine la dimensione italiana ti porta tra la Lombardia e la mia amata Puglia, però più la restringe più vale anche nelle piccole comunità, cioè la piccola comunità potrebbe rodergli le balle di dare più soldi della comunità che gli sta a 5 chilometri, è soltanto una questione di dimensione. Perciò io nella sua esistenza ci sono. Però io la mia obiezione è che questo residuo fiscale, allora proprio in termini einaudiani, sarebbe stato e si sarebbe e si dovrebbe utilizzare per permettere agli altri di avere le stesse possibilità, quindi in patrimonio, in capitale. Ma se poi il residuo fiscale diventa una specie di cocaina per cui in realtà tu sai che quel residuo fiscale ci puoi sempre contare per la spesa corrente e per la ridistribuzione a livello nazionale, ha la stessa insopportabilità che per me ha la tassa di successione, se non viene considerata come rimodulazione dell'intero gettito fiscale, ma semplicemente come una punizione di quelli più ricchi. Questa è l'obiezione che io faccio per l'una e per l'altra, è identica, perché il residuo fiscale alla fine è una questione soltanto di definizione. Cottarelli. Beh, insomma, diciamo, usciamo anche dalla logica che tutta la spesa di investimento è spesa buona e tutta la spesa corrente è spesa cattiva, perché allora ci mettiamo, diciamo, che la spesa per la pubblica istruzione, per la sanità è spesa cattiva. È spesa cattiva, mentre invece secondo me quella è spesa buona. La questione adesso lo vedremo, se nei prossimi anni, nei prossimi 6 anni, riusciremo a fare degli investimenti al sud che sono investimenti buoni. Allora questo vorrà dire che non soltanto il residuo fiscale, ma anche i soldi che riceviamo dall'Europa saranno stati usati bene. C'è un indice preparato dall'Università di Napoli che è stato di recente aggiornato, l'indice sulla qualità delle istituzioni, che purtroppo fa vedere che c'è una deficienza, una debolezza istituzionale maggiore nel sud che nel nord. È da lì che bisogna partire, mettere a posto la pubblica amministrazione nel sud in maniera tale che quella spesa per investimento che sarà ingente fatta nel sud nei prossimi anni, questa volta sia spesa buona. Abbiamo qualche garanzia che questo avvenga? No, è la cosa giusta da fare per tornare a fare quello che diceva Sant'Agostino. Sì, credo che sia il tentativo ancora una volta di farlo, cercare di far funzionare questa cosa. Perché una volta che il reddito del sud aumenta, naturalmente il sud pagherà più tasse e quindi il residuo fiscale si elimina. Giusto per capire una cosa che, come dire, noi siamo particolarmente affezionati da sempre, che credo sia praticamente scomparsa dal dibattito pubblico, che sono le liberalizzazioni.
credo che sia una cosa che ci unisce sicuramente. Quindi questo, in questo paese purtroppo non è all'ordine del giorno. Anzi, mi permetto di dire che questa storia del chiamare liberalizzazione l'abolizione dei diritti sostanzialmente sui vaccini, credo che sia completamente sbagliata. Non è una liberalizzazione, la liberalizzazione è una, viene chiamata volgarmente come la liberalizzazione, no? Invece sono altre, le liberalizzazioni sono quelle che aprono il mercato come dire, concedendo possibilità alle persone, ai giovani, a chiunque voglia esercitare un lavoro di farlo senza patenti, numeri chiusi, eccetera. E magari sarebbe auspicabilissimo che quella famosa Bolkestein non venga considerata come Frankenstein, quindi come qualcosa di negativo, ma invece di qualcosa di auspicabile e applicabile, perché ridurrebbe redditi di posizioni, sacche di inefficienza, aprendo davvero i mercati. Io di questo nel dibattito pubblico sento parlare praticamente zero. Volevo capire se era d'accordo anche Carlo Contarelli sul fatto che bisogna tornare massicciamente a ragionarci di questi temi in un dibattito pubblico in Io cui probabilmente si parlo, vada tutt'altro, perché io non, le parlo in, non la chiamo liberalizzazione, ne parlo nel capitolo sulla concorrenza, perché questo secondo me è concorrenza. Ora, nel PNRR c'è questa cosa, bisognerà vedere poi come si concretizza, la legge, avere una legge sulla concorrenza ogni anno è una cosa auspicabile. Da quando è stato introdotto il principio, che era nel 2009, mi sembra, abbiamo avuto una legge sulla concorrenza, tra l'altro molto debole, annacquata rispetto alla versione iniziale. Bisognerà vedere se l'opinione pubblica è dietro a questa cosa. Se posso fare una piccola parentesi, noi non abbiamo idea se questo PNRR è sostenuto dall'opinione pubblica. Quindi ci sono tante belle cose anche, ma il test fondamentale sarà quello di vedere se alle prossime elezioni l'opinione pubblica vota chi vuole realizzare questo PNRR o vota chi promette qualcos'altro, magari appunto anche spesa pubblica, come è stato l'ultimo giro, perché l'ultimo giro è stato così: tra quota 100 e reddito di cittadinanza, l'italiano, la maggioranza degli italiani più o meno ha votato chi voleva maggiore spesa pubblica. Allora io credo che il PNR si vedrà se funziona soltanto dopo le prossime elezioni, compresa la parte sulla concorrenza. E volevo invece una domanda sull'istruzione, perché è un tema sia dal punto di vista meritocratico che di qualità infrastrutturale, di offerta formativa, di come dire, intervento per migliorare l'uguaglianza delle possibilità, come giustamente la chiama l'autore. Se crede che invece anche un'introduzione di libertà, di merito, scusa, di mercato, di impresa, anche nel settore dell'istruzione sia un problema importante o meno. Credo che arrivare a un meccanismo di finalmente di buono scuola e quindi di vera e propria libertà educativa, perché la scuola pubblica è sia quella statale che quella paritaria, non solo quella gestita dallo Stato, e quindi ci sono nel nostro paese ormai un settore delle scuole paritarie che è alla canna del gas dal punto di vista degli incentivi, delle possibilità e di fondi a disposizione. Credo che anche il pluralismo educativo sia una parte fondamentale, quindi anche la concorrenza nell'ambito dell'istruzione possa essere importante al netto dell'investimento, perché ovviamente leggere che credo l'88% delle strutture scolastiche sia non a norma, sostanzialmente, dà l'idea di quanto non ci siano stati fatti gli investimenti dove dovevano essere fatti, ma al netto di ovviamente avere scuole sicure, scuole a norma antincendio, a norma antisismica, al netto di implementare tutto il possibile, vale anche come secondo Cottarelli come obiettivo quello di aumentare il pluralismo educativo e quindi creare anche eventualmente il mercato nell'istruzione, o è non condivisibile, secondario, un tema che nel libro bene o male non viene affrontato in maniera strutturale. Dai, quello che dico nel libro, io parlo anche, cioè, lo stesso problema può essere rivolto nel campo della sanità. Nel campo della sanità io dico chiaramente nel libro che l'offerta di ospedali può essere pubblica, privata. Non è vero che c'è stato il problema della Lombardia dovuto al fatto che c'erano pochi ospedali pubblici, eccetera. Sulla pubblica istruzione nel libro io dico, io sono un prodotto della scuola pubblica, ho fatto l'asilo pubblico, l'elementare, la scuola media, la scuola superiore, l'università pubblica. Adesso lavoro in università private, però, quindi ho esperienza in tutti e due i settori. Io dico che nel libro tengo molto alla spesa pubblica, alla spesa per la pubblica istruzione, perché mi piace l'idea
di una scuola in cui si mischiano diverse classi sociali. Se lo stesso risultato si può ottenere con un sistema di buoni, va benissimo. Io sono, come forse tu saprai, presidente di questo comitato per un programma per l'Italia. Programma per l'Italia si chiama il comitato, creato da Azione più Europa, il Partito Repubblicano Italiano, ALI e i liberali. Abbiamo mandato fuori le nostre raccomandazioni sul settore giustizia, adesso il prossimo rapporto riguarderà l'istruzione. Ci sarà una parte che propone quello che mi dicono, io non ho ancora visto, il modello svedese, che comprende appunto una possibilità di buoni, un sistema di buoni. Non mi esprimo ancora, io su questo sono aperto alla possibilità, lo voglio vedere da vicino, quindi non ho una posizione negativa su questa cosa, però voglio vedere come viene fatto. Io continuo a pensare che la scuola pubblica in Italia per ora funziona relativamente bene, viste le scarse risorse a disposizione, ci sono tante cose da cambiare, però insomma, il pilastro mi sembra ancora quello. Questo non vuol dire che non c'è spazio per le scuole private, come dico, senz'altro per le università private già un po' di spazio c'è, abbiamo visto che eccellenze abbiamo sia alla Cattolica che alla Bocconi. Sì, ma come dire, quando c'è l'obiezione da questo punto di vista, non è tanto sul fatto che ci sia la superiorità delle scuole paritarie o rispetto alle scuole statali, le parole sono importanti anche in questo caso, sono entrambe scuole pubbliche per quanto mi riguarda, perché il ruolo pubblico è la funzione, non tanto chi possiede, come dire, i muri, eccetera, ma il fatto che di poter mettere in concorrenza, quindi nessuno mette in discussione eccellenze nelle scuole statali, ci sono eccellenze nelle scuole paritarie, poi sull'università probabilmente è un altro aspetto. Spero che sia coinvolta una persona che stimiamo, io Nicola sicuro, e credo anche Cottarelli, che è suora Ermonia Alfieri, nel caso con qualche, come dire, contributo nel merito di quel programma per l'Italia che sapevo, anche perché credo ci sia anche dentro Alessandro De Nicola, tra gli altri, quindi che credo che sia importante. Quindi è del tutto evidente, a scanso di equivoci, che quindi, ci sono tantissimi punti di contatto, avercene di Carlo Cottarelli, come dire, in Italia, perché poi sembra, come dire, ci siano esclusivamente i punti di dissenso che permangono per mille motivi, ma insomma credo che stia facendo un ruolo assolutamente importante proprio perché non è ideologico, cioè non credo che possa essere accusato di tutto tranne che di essere anti-impresa, anti-ricchezza, anti-crescita economica, anzi viene citato giustamente, criticati anche quelli fautori della decrescita felice, di tanto felice non è, la crescita è un modo per appunto raggiungere gli obiettivi anche da parte dell'autore. La domanda così molto semplice, se dovesse domani mattina Carlo Cottarelli, che c'era stato vicino, l'avevo già svelato la volta scorsa, quindi visto che è stato toccato l'argomento dell'Inter, 2 libri fa, durante la serata di Lodi Liberale, feci la domanda, se aveva intenzione, come dire, di scendere in politica, e quindi di candidarsi o meno. La risposta, non so se te la ricordi, ma tu dicesti al tempo, è più probabile, che possa diventare centravanti dell'Inter. Quando poi ci fu il mandato esplorativo, ti mandai un WhatsApp, se non so se te lo ricordi, quindi pronto per scendere in campo perché mi aspetto di veder segnare gol. Poi quella cosa, come dire, non si è avverata, la domanda tocca farla, perché sennò siamo ipocriti e non ci piace l'ipocrisia. Prima o poi sì no, il grande saggio che non scende in campo o è un qualcosa che escludi dal novero delle possibilità? No, non lo escludo, però se mi è già successo, che ho detto in televisione, mi sembra la penultima volta che sono andato alla base, ho detto che non lo escludo, mi è stato detto se volevo dire che non lo escludo, volevo dire che intendevo farlo, cosa che non è vero, quindi non lo escludo, però non ho preso nessuna decisione in proposito. Cioè non è un qualcosa che, come dire, di per sé Non è sono sicuro che dire. sia capace di farlo, di fare il politico, non sono sicuro, ci devo pensare. Però non è il momento di pensarci, tanto finché non ci sono elezioni, uno non deve decidere se scendere in campo, come si dice. Beh, gliel'avrà già chiesto anche a Nicola, quindi proviamo a mettere in difficoltà Nicola. Nicola chiaramente sceglieresti in campo assolutamente No, e ti io do candideresti. una valutazione perché voglio litigare con Cottarelli molto più efficace. Perché lui, ovviamente, se avesse le condizioni buone per far politica, la farebbe, le condizioni e le situazioni. Io ho un motivo molto semplice per il quale non farò mai politica.
Perché io vorrei girare con una Ferrari decappottabile, vorrei guadagnare milioni di euro, vorrei andarmene in costume in mezzo alla città senza essere fotografato, come vorrei andarmene all'autogrill liberamente, vorrei incontrare chiunque, le persone anche più malfamate del mondo, e vorrei continuare a dire le stupidaggini che dico al telefono. Sono tutte cose che non sono compatibili, caro professor Quattarelli, con la politica. Vorrei andare allo stadio a urlare e a dire parolacce e continuare a guadagnare più di quanto farà un politico. Perciò io non è fatto tecnico, è come se uno dice: puoi andare a fare l'ambasciatore se non parli inglese? No, sì, lo puoi fare. Diciamo, puoi andare, non lo so, puoi nuotare se non sai nuotare? Non so nuotare. Però andare allo stadio dicendo parolacce lo può fare anche il politico. Vabbè, sì, questo ho detto una cavolata, però girare, però guadagnare tanti soldi, no, cioè devi rinunciare a un pezzo di quelle. Cioè, la politica è un grande sacrificio, io penso che sia una grande passione, un grande sacrificio, è veramente il massimo modo per servire un proprio paese, sia la politica. Quindi oggi sto ancora, vorrei un po' servire la mia famiglia. Sì, diciamo che è però, perché c'è ancora questa idea che deve essere l'esempio, io credo che... Ma no, non l'esempio, non debba essere... è un servizio, cioè è un servizio importante, devi stare attento, cioè è una cosa seria, l'abbiamo distrutta negli ultimi 30 anni, considerando i politici dei cialtroni, è sbagliato, ma noi per primo giornalisti, tutte queste retoriche anticasta, a me mi fanno girare le balle, non c'entrano nulla con la riduzione della spesa pubblica, quelle robe lì, cioè talvolta contribuiscono ad alimentarla, però... Io penso che la politica sia una cosa che bisogna farla seriamente. Ti ci vedi con sti capelli? Ultima domanda e poi chiudiamo, secca e articolata. Carlo Cottarelli domani è presidente del Consiglio e ha la facoltà di fare una riforma immediata, senza passare dal Parlamento. Semplificazione burocratica, meno regole, meno moduli da compilare, meno parole scritte. Noi pubblicheremo nei prossimi giorni, abbiamo fatto una cosa stupidissima, guardare quanto è lungo il nostro documento di economia e finanza, o meglio, il nostro programma di stabilità mandato in Europa rispetto a quello degli altri paesi. È di gran lunga il più lungo di tutti, siamo verbosi nel fare tutto, è una cosa incredibile questo paese, siamo complicatissimi. Ti posso chiedere una cosa? Io che ho una piccola impresa col mio giornale, il sito è diventato un'impresa, una testata giornalistica e ovviamente raccolgo pubblicità, io ti chiedo, però sta roba sta diventando anche per i privati un'ossessione. Quando io devo fare una fattura a un privato, cioè non è soltanto un vizio pubblico, temo, è una multinazionale internazionale, sai, le grandi multinazionali, non italiane, quindi mi chiedono una quantità di carte. È la mentalità che abbiamo in Italia, cosa incredibile. Poi nel settore pubblico è peggio. È caduta la linea, no. Nel settore pubblico è peggio. Però questa mentalità c'è anche nel settore privato in Italia, una cosa incredibile. È bestiale, cioè non è pubblico privato. Siamo proprio là che stiamo a firmare cose inutili, documenti inutili, ma anche nei privati. Perché lo scontrino da firmare della carta di credito che il taxista ti scrive di scarabocchiare è un bel esempio quello. Qualcuno ha smesso di farlo, ma ancora tanti me lo firma, ma faccio uno scarabocchio, lo faccio a lei, scusi. E invece dopo che Carlo Cottarelli è diventato primo ministro, assume come spin doctor Nicola Porro, che riforma una gli suggerisce, quale gli suggeriresti, dipendesse da te, visto che non ti Cottarelli? Visto che non ti candidi nel caso farei quello che ha quello che dissero presuntuosamente Niskanen, Friedman e c'era un altro grande della politica estera nella prima riunione che fece Ronald Reagan quando fu eletto nel 1980, si riunirono e gli dissero: tu non devi promettere la luna, devi promettere tre cose da fare entro 100 giorni, ma farle davvero, non le minchiate italiane i primi 100 giorni, deve farle. Cioè, quindi io la cosa che direi a Cottarelli, andrei a Palazzo Chigi, dice: sei in grado di farla? No, allora non la fare. Sei in grado di ridurre la burocrazia? Non diciamo stronzate, in 100 giorni non ce la fai. Tre cose, ma le idee, e questa è la cosa che farei fare io a un presidente del Consiglio come Carlo Cottarelli, gli direi: quelle tre cose lì, decidile tu, perché tu sei politico, cioè nella fattispecie, ma falle. Beh, se Brunetta riesce a fare il concorso che ha detto riesce a completare tra febbraio e luglio, sarebbe davvero qualcosa di importante. Fa vedere che riesce a fare un concorso pubblico in tempi brevi. Quello sarebbe un spiegacela questa cosa che non ce l'hai tutti chiari. Cioè, quella roba là del concorso pubblico, l'ho letta, ha creato un sacco di polemiche, ma invece quella è una cosa buona.
Io non sto parlando in generale, c'è un concorso pubblico, adesso non mi ricordo esattamente quale, è iniziato a febbraio, lui ha promesso che sarà concluso a luglio. Se riesce a fare questo, un concorso pubblico in cinque mesi, è davvero un risultato, che vuol dire ho fatto qualcosa di concreto, bisognerebbe dirgli bravo. E penso che, beh, un po' ancora presto, ma penso che ce la farà. Sì, anche perché si torna finalmente, tornerebbe ad assumere tramite concorsi pubblici e loro con altri metodi di, come dire, assunzione, regolarizzazione di precari o quant'altro. Quando andare a dormire, Cottarelli, dai. Che no, no, stiamo andando a dormire con i saluti. Adesso ci sono, abbiamo sforato. Il patto è sempre stato 22.30, 23, 22.44, quindi ci siamo. Prima di salutare, così anche per, come dire, ci ritroviamo, vi invito alla serata prossima in cui torneremo ad analizzare un classico del pensiero liberale, perché ogni due settimane presentiamo i classici e quindi sta particolarmente impegnativa ma stimolante, nel senso che presenteremo La società libera di Friedrich von Hayek insieme a Lorenzo Infantino, Stefano Moroni e Antonio Masala. E quindi, siccome siamo dei pazzi scatenati, giustamente, tornare ad Hayek anche qui può essere solo utile. Vedo che Nicola si è illuminato in un sorriso incredibile. Legge, questa... legislazione, libertà e La società libera sono i tre, i nostri, no? Esatto, ma siccome ci siamo confrontati col professor Infantino, da qualche parte bisogna cominciare, siccome noi con i classici non abbiamo intenzione di mollare, ma di andare ogni anno, Hayek sarà una presenza costante. E consiglia Cottarelli, che la gente si è dimenticata il titolo, come si fa in televisione. Ecco, quello che presentiamo settimana prossima, La società libera di von Hayek. No, sono... Cottarelli di oggi. Ah, ma Cottarelli, molto più semplice, come si fa in televisione si fa così. Bravo. Il libro di Carlo Cottarelli ha già venduto tantissimo, continuerà a vendere, noi stiamo dando il nostro piccolo contributo questa sera, quindi dall'inferno al ritorno per la nostra rinascita sociale ed economica. Mi spiace di aver scoperto che Nicola Porro questa sera, l'ho scoperto, non lo sapevo, è interista, qualche difetto dovrà averlo anche lui. Ringrazio davvero per, non voglio vedere certe cose, ringrazio davvero tutti per essere stati con noi, grazie a Carlo Cottarelli e grazie ancora a Nicola Porro. Alla prossima. Buonanotte.